Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Il personaggio di cui parliamo ha partecipato alle riprese di Temptation Island insieme al suo compagno nel 2016. In quella che è stata la quarta edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, la coppia ha attraversato un periodo difficile, anche se alla fine del percorso i due hanno deciso comunque di uscire insieme dal programma. Il format quest'anno non andrà in onda, notizia che il pubblico più affezionato ha accolto con un certo dispiacere. Lo stesso presentatore si è detto estremamente rammaricato per la cancellazione dal palinsesto di Temptation Island. Dopo le tante domande che i followers gli hanno posto sui suoi canali social, Filippo ha deciso di rispondere con un messaggio in cui ha confessato che anche lui avrebbe voluto proseguire questa avventura. Una buona notizia all'indirizzo dei telespettatori l'ha data tuttavia Pier Silvio Berlusconi in persona. Stando alle sue parole in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, infatti, sembra che per la trasmissione si tratti soltanto di un arrivederci e non di un addio definitivo. Temptation Island 4, il dramma che l'ha stravolta, il nome della concorrente della quarta edizione di Temptation Island, a cui facciamo riferimento è quello di Georgette Polizzi. La donna ha preso parte al reality show insieme a Davide Tresse. Nella sua vita ha attraversato varie difficoltà, tra cui la dura convivenza con la sclerosi multipla e l'abbandono di suo padre quando era appena una bambina. Per tantissimi anni Georgette non ha saputo nulla di chi fosse il suo genitore, pensando infatti che fosse morto. Questo fino a quando un giorno le è arrivato un messaggio da parte di un uomo con accento francese che affermava di essere suo padre. Dopo una prima fase in cui è stata piuttosto scettica, alla fine la polizia ha deciso di accettare di aprire un dialogo. Successivamente l'ex volto noto sui canali Mediaset e suo padre hanno avuto una forte discussione, motivo per cui non si sono più sentiti finché è successa la tragedia. Come riportato da ilsussidiario.net, ad un certo punto uno degli altri figli dell'uomo ha contattato Georgette per chiederle di chiamare suo padre in quanto le sue condizioni di salute erano tragiche. Lei dunque gli ha prontamente telefonato, lui mi risponde, non riusciva più a respirare, boccheggiava e il giorno dopo lui è mancato. Il triste episodio ha gettato la donna nello sconforto, anche se in seguito è riuscita in qualche maniera ad accettare anche questa tragedia. Non trovavo giusto che la vita per l'ennesima volta mi mettesse i bastoni fra le ruote. Volevo solo sentire il suo odore, toccarlo, guardarlo da vicino. Invece la vita mi ha impedito di fare anche questo. Però dentro di me ho elaborato la cosa, ho detto forse la vita ha voluto che io non lo incontrassi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.